Buongiorno, buongiorno con una nuova puntata di Dream Light Valley. C'è un temporale della Madonna lì, qua no. Qua c'è un sole della Madonna. Allora, oggi andiamo a sbloccare Maui perché come vedete nelle missioni Ariel ha bisogno di Maui. Christoph ha bisogno di Maui, loro invece ieri sera volevo mandarli avanti, tra cui Ursula, Remy e Gothel, ma dormivano, quindi non ho potuto, perché non c'è un modo per svegliarli. Quindi andiamo a liberare Maui, andiamo nel castello. Io vi ricordo che se vi piacciono questi video lasciatemi un commento, un mi piace e iscrivetevi al canale. Poi se volete condividere il video fate pure, però non è obbligatorio. Ma i mi piace e i commenti mi garbano a quanto. Allora, 3000 Beh, Dreamlight. sei un po' in ritardo, lo sai. Oltre a questa porta troverai un assoluto oceano punteggiato di isole tropicali, un carismatico semidio e una giovane donna che è diventata un'abile viaggiatrice. Apriamo la porta. Grazie, sei molto gentile. L'ha aperta di là dopo la tempesta. Andiamo. Andiamo a liberare Maui che ci serve. Eccoli qua. Ok, quindi parlo subito. Esplora, prima esploriamo, dai. Raccogliamo quello che possiamo raccogliere. Non si può raccogliere niente. Del legno sì, però. Questi sembrano dei gatti morti, ma sono conchiglie. Prima noi esploriamo tutto prima di parlare, perché poi qua ci torniamo. Ah, pensavo fosse un annuncio di cocco. No, non cominciamo a fare buchi a cavolo, su. Allora, vediamo. Qua c'è sempre del legno e noi lo tiriamo su. Che bello, pieno di fiorelloni che non si possono accogliere. Questo è Maui. Qua c'è uno scrigno. E mi dà qualcosa, vediamo subito cos'è. Oh, ho proprio lo zaino pieno come sempre. Poi no, non mi garbano. Qui c'è una cosa luminosa. Cosa sarà? Non mi ci fa avvicinare. No, non mi fa avvicinare alle rocce. Le cose luminose sono in alto. Sono tornate indietro. No, tac. Perché se noi le recuperiamo tutti adesso, che giriamo, magari non dobbiamo farlo dopo. C'è un altro buco. Vi lascerò Siamo arrivati! nell'info Grandioso! box. Vedi che abbiamo del lavoro da fare! Ciao, sono Baiana di Montuni. Ci conosciamo? Dicevo, vi lascerò nell'info box il mio codice amico di Nintendo Switch. Vengo da un posto che si chiama Dreamlight Valley. La mia valle è stata invasa da strane spine oscure. Problemi con le piante, eh? Hai fatto arrabbiare qualche dea? È stata a causa di un grosso problema qualche tempo fa. Sento che vorresti il mio aiuto. Mi piacerebbe aiutarti, davvero, ma ho delle cose da fare. Sto cercando dei buoni punti per la pesca nell'oceano. Ora che il mio popolo viaggia di nuovo, possiamo trovare altre opzioni per la pesca. Ehi, se mi aiuti con questo dovrei avere abbastanza tempo per aiutarti. Ma certo. Ottimo. Dovremmo iniziare riparando la mia canoa in vista di un lungo viaggio per il mare. Ci serviranno legno e delle foglie intrecciate. Potrebbe servirci della seta e della stoffa. È la stoffa ideale per creare una vela. Non preoccuparti, ci penso io. Grazie. Ah, e un'altra cosa.
Ci sono dei detriti intorno alla scogliera, potrebbero danneggiare la canoa. Quando partiremo? Forse Maui ci può aiutare, l'hai visto? È qui in giro da qualche parte. Sì, l'ho visto, era qua dietro. Almeno prima era qua dietro, se poi adesso si è spostato. Era qua. Eccolo là. Maui ha sempre tempo per i suoi. Lasciami indovinare, sei la nuova aiutante di Vaiana, vero? Immagino che ti abbia parlato di me, visto che sono Maui. Sì, abbiamo bisogno di aiuto. Ah, ora capisco. Vieni dal semidio perché risolve i tuoi problemi. Hai idea di tutte le incredibili cose che ho già fatto per gli umani? Ok, quando avrai dedicato un po' di tempo a saperne di più sulle mie prese leggendarie, forse ti aiuterò. Tranquillo. Il grande Maui. Quindi ho due missioni. Trova i pezzi di legno sull'isola per Vaiana. Ne ho presi 7, ce ne manca uno, me lo sarò fatto sfuggire. Ciao. Posso aiutarti, Mokuba? Dopo la tempesta. Ok. Grazie, proprio ciò che mi serviva. Presto saremo pronte a partire. A presto. Ok, questo l'abbiamo completato. Adesso andiamo da lui. Cosa devo fare? Missioni. Vai da Vaiana, ti aiuterò a saperne più. Ok, scusa. Sei arrivato! Grandioso! Perché abbiamo ciao, Mokuba, come va con Maui? Dice che mi farà fare un test su di lui. Davvero? È proprio quello che direbbe lui. Non preoccuparti, ti dirò. Ok, mi ero dimenticata di premere REC sul PC, ma ho recuperato un pezzettino con grazie alla Xbox. 3 minuti. Comunque. Ciao. Bene, ce l'hai fatta, Mofuruba. Neanche lontanamente quanto la mia battaglia con Tamatoa. Ma ehi, sei solo umana. Maui. Spero che un giorno potrò essere forte come te. Ah, non è probabile, ma sogna in grande, ragazzina. Forse un giorno le tue imprese saranno quasi leggendarie quanto le mie. Ora vai ad aiutare Vaiana con quelle faccende del pesce. Così si fa, ragazzino. Il grande Maui, completata. Bene, i detriti della tempesta non ci sono più e la mia canoa è pronta. Vedi la linea dove il mare incontra il cielo? Mi ha sempre chiamato. Non vedo l'ora di navigare insieme. Mi somigli. Se mi somigli un po' ti piacerà. Saliamo a bordo della mia barca e andiamo a divertirci nell'oceano. Ne parliamo più tardi. Fin dove arriverai? Bene. Sei arrivato. Ora che siamo sull'oceano voglio farti vedere una cosa. Mentre stavo lavorando sulla canoa ho trovato una cosa incastrata tra due assi. Non so come sia arrivata qui né cosa sia. Sembra una mappa, ma non ci vedo niente di familiare. Dagli un'occhiata tu. Guardiamo la mappa. Dobbiamo andare, immagino, su quell'isolotto lì cerchiato di rosso. Penso, E dove c'è tutta la roba rossa? Non lo so. Comunque abbiamo visto la mappa. Ehi! Non so come cosa tu abbia fatto, ma ora ha tutto un senso. Questo mostra le diverse zone dell'oceano intorno all'isola. I punti di pesca più ricchi che si trovano più al largo, ma non c'è
ma c'è una fitta nebbia che li blocca. Dobbiamo trovare qualcosa che ci aiuti a attraversarlo in sicurezza, qualcosa che illumini la via. Darò un'occhiata in giro. Secondo la mappa ci troviamo a sud, vicino al limitare della nebbia. Sembra che ci siano un altro paio di posti indicati. Questi sembrano il faraglione nord-ovest e gli isolotti a nord-est. Una barriera corallina a sud-ovest e un relitto di sud-est. Perché non scegliere dove vuoi guardare prima? Ah! Penso che troverai qualcosa che ci illumini la via. A presto! Andiamo verso la barriera corallina. Dovevo parlarle. Arrivederci! Perché non si muoveva da nessuna parte. Oh! Cosa sei? Prendi. Quindi... ah! Diamo la torcia. La torcia. Sei arrivato! Hai trovato la torcia! Fantastico! Ci aiuterà a illuminare la strada. Torniamo verso il limitare della nebbia. La metterò sulla canoa mentre la vediamo. Va bene. Ne parliamo più tardi. Naviga attraverso la nebbia con l'aiuto di Vaiana. Quindi la nebbia è quella con i brillantini. Va bene, andiamo. Ciao. Sono pronta a salpare. Navighiamo attraverso la nebbia. Oh, ok, ci siamo. Inoltriamoci nella nebbia. La torcia che abbiamo trovato illuminerà la notte e il mare. Immagino. Illuminazione della Madonna. Brogobba col cappuccio. Ok, dove siamo? Dove si è? Devo pescare, immagino. Immagino che io debba pescare. Qualcosa mi dice che lì devo pescare qualcosa. No, di là. Porca miseria. Io e la pesca non siamo fatte. Uno, due, tre. Tonno albino, poverino. Ah, dovevo pescare, vedi che dovevo pescarlo. Ciao. Hai trovato un pesce. Ciò significa che sarà un buon punto in cui fermarsi e rifornirsi per il mio popolo. Grazie per l'aiuto, Mofuruba. Se vuoi posso visitare la valle con te ora. Ti serve un posto in cui vivere, un posto che ti faccia sentire a casa. Sarebbe fantastico, tornerò sull'isola. Vieni a prendermi quando sarai pronta. Arrivederci. È finita? Andrei qua. Sì, qua. Allora. Vaiana, che poi dovrò pagare. Ah, si chiama Fale. Ah, non lo devo mettere nell'acqua. Ok, come non detto. Esci. Che prima voglio vedere come è cresciuto del ghiaccio là. C'era già? Non mi ricordo. Allora, ma qua non li posso rompere, quelli piccoli? Sì? Quelli grossi no, quelli piccoli sì. Benissimo. Ok, la mettiamo. Io direi qua no, però perché qua c'è il pozzo. Io lo metterei qua vicino alla barca, perché sicuramente quella barca, questa non è da rompere, cioè sarebbe da rompere, ma lì c'è il qua, possiamo metterla qua, qui sì, mi piace, qua mi piace, sì, davanti a Ursula. No, ok, sì, non mi dispiace. Mi piace, tanto poi lo posso spostare, quindi adesso paghiamo paperone, perché è così che funziona. Buona giornata. 2000, dai, non è tanto.
che bellina! Mi piace. Ti diamo il benvenuto, Vaiana. Faccio anche la foto per la copertina, sono diventata blu. Devo parlarle. E Maui, quindi ci siamo. Questa è la tua casa. È davvero bellissima. Sicuramente, ma sembra che ci sia un sacco di lavoro da fare. Sono lieta che tu mi ci abbia portato. Credo di poter aiutare. Fin dove arriverai? Benissimo. Però io... Un banchetto degno di un semidio. Segui. Parla con Maui. Ah, Maui non è venuto con noi, devo tornare indietro? Giusto? Credo di sì. Andiamo, perché sono due missioni. Allora, Maui era là, adesso dove sarà? Se ti posso, non ti posso vedere qua, a meno che non è venuto dietro anche lui e non lo so. Ah no, ecco, vedi, sono proprio così stordita. Maui ha sempre, fammi capire bene, Vaiana ha abbandonato me, se n'è andata per andare in un villaggio. È un villaggio da sogno. Fantastico, un nuovo villaggio da sogno, con nuovi amici da sogno. Magari anche un nuovo semidio da sogno che le insegni a veleggiare da sogno? Non importa, ho fame. Il cibo del mio villaggio è ottimo. Sono un'ottima cuoca. Questo sarò io a giudicarlo. Vuoi che venga nel tuo villaggio? Portami del cibo, vediamo se è all'altezza dei miei standard. Tranquillo. Prepara per Maui dei piatti da almeno 3 stelle. Ma li devo preparare qua? C'è una cucina qua? Non credo. Cioè devo andare qui? Non li preparo. Io cerco un attimo una cucina qua, perché magari si sa mai che c'è una cucina qua senza farmi andare avanti e indietro. O devo andare da Remy? Devo andare da Remy? Per forza devo andare da Remy. O c'è una cucina? No. Niente, andiamo da Remy, facciamo 3 piatti a 3 stelle a caso, così. Ok. Cucina a 3 stelle, vediamo. 3 stelle abbiamo. Ah, ok, me li sceglie lui. Benissimo. Il bolo bolo esis. No. Me li sceglie. Vedi che mi sceglie tutti quelli più grandi di. Facciamo. Vabbè, chi non conquista la gente con la pizza. Una è la pizza. Poi. No, io mi sbaglio sempre. Poi. Una. Crostata alle mele, non so quanto possa interessare a Maui una crostata alle mele. E vabbè, facciamogli questa, dai.
Ecco qua. Diamogli pizza, la torta e il bulu bulu. Ciao! Ehi, questo cibo non è niente male. Parlami di questo villaggio che è il nuovo posto preferito di Vaiana. Io dovrei governare il villaggio, ma non so da dove cominciare. Se avessi un pasto per tutte le volte che un umano mi ha detto questo, sarei incredibile come sempre. È chiaro che hai bisogno del mio aiuto. Anche se non sai molto su di me, sono disposto a visitare il tuo piccolo villaggio. Potrebbe essere divertente. Mi assicurerò che ci sia un posto per te nel villaggio, che sia degno di un semidio. Sì, fallo. Ok, ci vediamo. Ok. Metti la grotta. La grotta pacifica nell'acqua. Questa va nell'acqua, benissimo. E devo pagare anche quella. Allora, mettiamola abbastanza vicina, perché poi sennò non riesco ad arrivare al cartello. Auguri, vicino. Sì, Maui non ha avuto una casa per molto tempo, ma quando si tratta del suo posto qui nella valle non baderà spese. Costruisci una casa degna di un semidio per Maui. 5.000. Questo, cioè 10.000 quel di Ursula, comunque. Va bene. Ti diamo il benvenuto, Maui. È arrivato Maui. Perfetto, gli parliamo. Oh, è una valle, dicevi sul serio? Ti piacerà? Beh, il cibo che mi hai portato era piuttosto buono. Dove posso trovarne ancora? Banchetto segno di un semidio. Legno. Perfetto, perfetto, perfetto. E con questa canna da pesca in mano e la mia girati la mia visuale così, io vi saluto e vi rimando al prossimo video, dove sbloccheremo Elsa oppure quella zucca che c'è di là, che ho visto qualcosa, volevo farlo l'altra volta ma ho visto qualcosa girando che andiamo di là, anche perché adesso si saranno attivate le missioni di Christoph e di Ariel, penso. Alla prossima, ciao ciao.